Inizio ufficialmente la mia trasferta più lunga di sempre. È la pista più veloce che abbia mai visto. Signori, inizio ufficialmente la mia trasferta più lunga di sempre. Infatti sto per partire in direzione Latina, 6 ore di strada e 600 km, per andare a correre il penultimo appuntamento del KZR Championship 2023 per quanto riguarda la 4 Tempi Club. Pista sulla quale non ho mai girato, anzi avrei dovuto correrci l'anno scorso, ma come ben sapete ho avuto la brillante idea di affettarmi il dito a lavoro, per cui ho dovuto saltare la gara finale della scorsa stagione, che probabilmente mi avrebbe potuto portare sul gradino del podio nazionale, sarebbe stata tanta roba. Come vedete sono a pieno carico, ho il kart caricato, e questo significa soltanto una cosa: che probabilmente sarò l'unico telaio CKR in griglia, principalmente perché il buon Michele ha deciso di saltare questa tappa per motivi logistici e di costi. Probabilmente lo rivedremo a Siena per l'ultima gara e quindi sarò l'unico telaio blu in pista. Condizioni meteo: parto con la pioggia e probabilmente ritroverò la pioggia anche lì, almeno stasera e forse domani mattina, per cui vedrò un attimino il tempo come sarà per quanto riguarda la giornata di domani, che sarà dedicata esclusivamente alle prove libere, ad imparare la pista, a trovare un setup buono. Sarà un'esperienza come quella di Trevi, ovvero mi arrangerò da solo a montare il kart, ovviamente col supporto del Real Med Racing, che ringrazio ancora perché mi danno una mano per quanto riguarda la logistica in queste trasferte lontanissime. Ovviamente visitate i loro social in descrizione se volete un attimino informarvi per l'acquisto o anche per provare semplicemente un Bricks nel centro Italia, che cosa buona e giusta. Per cui adesso a miei bagagli, mettiamoci in moto, e per voi saranno pochi secondi, ma per me saranno 6 ore lunghissime, ve lo dico subito. E alla faccia delle 6 ore siamo arrivati direttamente al sabato. Sono arrivato alle 8:30 di ieri sera, per cui ho mollato ai miei bagagli almeno il trolley da albergo e lo zaino dell'attrezzatura in stanza, e sono volato a mangiare con tutti i ragazzi della categoria fondamentalmente. Abbiamo passato una bella serata, mangiato bene e parlato anche del 2024, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti. E come vedete ha piovuto decisamente tanto stanotte, un bel temporalone, e anche stamattina dovrebbe piovere fino alle 14, per cui mi sa che la mattinata la passerò a preparare il kart, perché ce l'ho ancora smontato in macchina, per poi sfruttare gli ultimi 4 turni del pomeriggio sugli 8 a disposizione. Da programma avremo appunto un turno ogni ora dalle 9:30 fino a mezzogiorno e mezzo, e poi dalle 14:30 fino alle 17:30, per cui bene o male potrei sfruttare tranquillamente appunto il turno pomeriggio, visto che domani non dovrebbe piovere. E questa è la roba più assurda, cioè è il meteo di Cremona al contrario, pazzesco. Per cui adesso aspetto un attimo Andrea che mi fornisca il carrellino, scarico il kart e dopo vi faccio vedere una cosa che non si vede molto spesso, ovvero un pilota che si monterà il proprio mezzo. Ma voglio fare di più: a 200 like sotto questo video realizzerò una challenge che non si è mai vista su YouTube Italia, in modo da potersi buttare in pista il prima possibile, credetemi. Impressione della pista del Sagittario di Latina: porca troia, è la pista più veloce che abbia mai visto. Praticamente è tutta in pieno, fatte due curve, la staccata, quella della deviazione, perché a causa dell'omologa hanno dovuto accorciare la pista, taglieremo un pezzo, e poi il tornante che porta sul tutto sinistra, che porta sulle tre traguardo, praticamente un pezzo full pieno. È più veloce di Cremona, è la pista più veloce che abbia mai visto. 53,9 il primo turno, non è male, però gli altri sono il 52 basso. Sono a mezzo secondo da Andrea, adesso devo capire dove posso lavorare per migliorare ancora quella che è la precisione del kart, anche se comunque la pista non è molto gommata perché ha piovuto fino alle 10:30. Ho fatto il primo turno che è mezzogiorno e mezzo, e adesso mi attendo un pomeriggio di duro lavoro nel cercare di ottimizzare il pacchetto che ho, perché non sembra male. Cioè io non ho mai raggiunto i 94 km orari, anche se registrati da telemetria, però porca miseria, è veramente un pistone.
the first reaction? Shock. A centimetro proprio! E finalmente si prova a scendere sotto il muro del 53 e sento che questo giro sarà quello buono, per cui allacciate le cinture e andiamo alla scoperta del Sagittario di Latina. Prima sezione tutta in pieno, prima curva sinistra da portare tutto gas, poi sinistra, destra, qui l'importante è avere un kart molto stabile, adesso il kart mio non lo è, per poi affrontare il lungo curvone a sinistra dalla quale bisogna uscire a cannone per arrivare alla prima vera staccata del tracciato, quella della 90 gradi, qui si sfrutta tutto il nastro d'asfalto, guardate sono andato vicinissimo all'erba, poi a breve a lungo, sezione tecnica della pista, lungo curvone a destra con leggero richiamo a sinistra e poi doppia curva a destra, 90 gradi, poi lungo tornante che ci porta alle 4 sinistre da affrontare tutte in pieno, sinistra, ancora a sinistra, qui l'importante è riuscire ad essere molto vicini ma non troppo al kart che ci precede per poterne sfruttare la scia sul lungo rettilineo, o per meglio dire tratto in accelerazione che ci porta sul rettilineo del traguardo per chiudere questo giro in un 52.9, best lap del sabato, pazzesco, non me l'aspettavo di riuscire a girare così velocemente. È stato un sabato dai due volti. Il primo è stato quello della mattinata, piovoso, praticamente lo avevamo praticamente girato, fatta eccezione per l'ultimo turno delle 12.30, che alla fine della pista si stava asciugando ed è servito più che altro per capire come era fatta la pista. E come avete visto, diciamo, mi ha lasciato senza parole per la velocità, praticamente tutta full, tranne due frenate, ovvero quella della deviazione che va a interrompere il rettilineo principale, visto che per questioni di omologazione hanno dovuto accorciare la pista per noi kart. E poi l'ultimo destra prima del lungo sinistra che porta sull'elettrico del traguardo, e credo che quello sia un punto cruciale da dover sistemare domani nel warm up, perché lì si può fare veramente il tempo se trovo il modo giusto di farlo, frenando il giusto ma senza perdere troppa velocità. Secondo me il 52.9 potrebbe essere battuto. Ebbene sì, ho fatto 52.9, non mi pareva vero, ho girato 7 decimi dal best lap di oggi, ovvero 52.2 del buon Martino, che comunque anche qui va veramente forte. Io ovviamente dalla mia ho i chili in più, ma diciamo sono sulla retta via, diciamo, posso dirlo che sono sulla retta via. Adesso però doccia, mangiamo e dopo nanna, perché domani sarà una lunga giornata, avremo il warm up alla mattina, poi le qualifiche intorno alle 11 se non ricordo male, alle 14 la prefinale e alle 17.30, orario veramente molto insolito, la finale, e saranno due gare combattutissime perché siamo tutti lì, per cui andiamo a rilassarci e studiamo per domani. Buonanotte. E di ricaricare le batterie e riposare ce ne sarà veramente tanto bisogno, perché la domenica sarà qualcosa di clamoroso. Tra battaglie in pista, sorpassi e colpi di scena imprevisti che apriranno una prospettiva che a inizio stagione era letteralmente fuori dalla mia portata. Siete curiosi di sapere di cosa sto parlando? Non perdetevi il video delle gare direttamente dalla pista del Sagittario di Latina, perché saranno spettacolari!